Ciao a tutti ragazzi, sono Alessio FPV Oggi sono super contento di presentarvi in anteprima assoluto il nuovo frame dei ragazzi di MyFrame, il Bit 2 Questo telaio, a mio avviso, abbinato alla giusta elettronica e con la serie stampa 3D che ho completamente progettato ad hoc, è qualcosa di fenomenale Come nasce la curiosità e la voglia di provare il nuovo Bit 2? Nasce qualche mese fa al primo evento FPV a Cremona organizzato da Drone Zine e dal nostro buon Davide FPV a proposito di questo, se non avete visto il video della giornata che ha fatto Davide, vi metto il link, andatevelo a vedere perché è, come al solito è un video fantastico. E i ragazzi di MyFrame presentavano alcune creazioni, tra cui appunto questo telaio. Io ero alla ricerca da un po' di tempo eh, di un drone da 3 pollici, massimo 3 pollici e mezzo, perché la mia idea era di avere un drone abbastanza piccolo da essere portato facilmente ovunque, possibilmente sotto i, due, i 250 grammi ma che fosse in grado di coprire in modo discreto i tre tipi di utilizzo che mi potrebbero capitare in un viaggio ad esempio cinematic, medium range, cruising e perché no un po' di freestyle fin da subito il design del Beat 2 mi sembrava ideale per iniziare questo mio scopo allora decisi di provarlo MyFrame mi fornì molto gentilmente il primo frame prototipo che lo vedete qua montato il quale aveva qualche dettaglio da sistemare e prontamente i ragazzi hanno portato qualche giorno fa il frame che poi è quello definitivo che vi arriverà a casa, che vedete qua montato. Prima di vedere il risultato finale con, con le mie stampe passiamo a vedere il telaio nel dettaglio. Lasciamo un attimo da parte questo. Come vedete dal video dell'unboxing, le piastre ci vengono fornite come da standard MyFrame sottovuoto per preservarla al meglio. Abbiamo poi una bustina con il kit di viti stand-off e da ultimo un'altra bustina con le stampe base che MyFrame vi fornisce dove trovate il supporto antenna posteriore classico e il supporto cam FPV sul davanti in aggiunta credo ci sarà la possibilità di inserire il supporto cam HD che vediamo qua con l'aggancio tipico MyFrame compatibile con i supporti camera che magari avete già per altri droni di MyFrame quando il, il bit sarà disponibile in online shop molto probabilmente sarà inserito anche questo quest accessorio. Come prima cosa andiamo a vedere quanto pesa il telaio montato nella sua versione standard. Abbiamo un peso totale di 47,6 grammi. Per essere un frame da 3 pollici non è tra i più leggeri, questo è dato dal fatto che abbiamo delle, le due piastre abbastanza spesse, la bottom plate è di 3 mm la top plate è di 2 mm e mezzo spessore aumentato rispetto alla versione diciamo prototipo che avevo qua che dove la top plate era da 2 mm in merito a questo avrei fatto forse la, la piastra superiore ancora con uno spessore inferiore rispetto anche a quella prototipo in modo da alleggerire un pochino tutto il telaio D'altro canto, lo spessore di queste piastre garantisce una rigidità eh, elevata, e quindi migliore prestazione in volo e robustezza in caso di impatto. Vediamo come è strutturato questo telaio. Abbiamo una configurazione Deadcat e quindi pensato per non avere sia sulla FPV Cam sia sulla Cam HD le eliche in video. Vediamo quale è nella versione definitiva le ovviamente rimangono dietro rispetto alla cam FPV e alla cam HD cosa che fa pensare questa che eh, MyFrame My abbia pensato il nuovo Bit2 più per un pubblico che fa cruising appunto, o cinematic piuttosto che freestyle questo perché comunque la configurazione DECKAT quando si fa freestyle bisogna avere un po' sulla mano soprattutto sui movimenti dello Yo. Che a mio avviso vanno un po' addolciti io sono abituato con queste tipologie di telai a lavorare un pochino sul, sui rates dello io in modo da addolcire appunto questo, questo forte spostamento che questa forte sensibilità che hanno sullo io quindi sicuramente non è un telaio con questa configurazione adatto ai principianti o a meno che proprio non si facciano linee dolci, non si facciano trick, non si faccia niente di particolare, allora magari può essere comunque utilizzato. Ma diciamo che di media è un telaio che necessita un po' di esperienza. Rimaniamo sulla parte bassa e vediamo che, cosa ormai fondamentale e importantissima, abbiamo nella bottom plane la possibilità di montare una doppia scheda, st stack sul lato anteriore e una sul lato posteriore, entrambi 20x20. Vediamo nella versione definitiva anche questi due fori che permettono di montare in modo diagonale un, una scheda 25x25. Questa cosa è stata ideata per montare una scheda all in one, scelta che a questo punto consiglio per alleggerire ulteriormente il nostro dono rispetto a... Come ho, montato, come ho fatto io che ho montato uno stack 20x20 i fori 20x20 posteriori sono ideali per montare VTX analogiche o come nel caso in cui abbiate come me sistema digitale la nostra buona CADX Vista altra cosa interessante a mio avviso è ed è una delle cose che mi è piaciuto fin da subito il, questa, questa due rinforzi tra i braccetti anteriori e posteriori che e robustiscono ancora di più la struttura rendono il telaio estremamente rigido cioè guardate è un corpo unico possibilità di montare anche questa chicca non scontata ma molto importante possibilità di montare sia motori 9x9 che 12x12 e quindi ottima versatilità qualità carbonio myframe carbonio completamente italiano la semplicità e la completezza di questo telaio Uniti a un costo ridotto, calcolando anche che il prodotto è, è, è costruito in Italia e che quindi in pochi giorni ci arriva a casa, è stata la base di partenza ideale per creare una serie di stampe personalizzate che andassero a completare le mie esigenze che ho spiegato inizio video. Andiamo a vedere quindi le stampe definitive che ho effettuato nel dettaglio. La mettiamo da parte il frame nudo. Ah, una cosa che non vi ho detto, altra. Altra chicca molto importante rispetto al frame prototipo che avevo io, questi due scassi che ci permettono di bloccare lo strato della LiPo in modo che non scorra avanti e indietro come in questo caso. Supporto antenna posteriore da incastrare direttamente negli stand-off, in questo caso abbiamo un supporto per la nuova antenna della Cadiz Polar che ha un diametro da 3 mm. Ho effettuato anche il supporto per le antenne standard come quelli della Nebula. O anche quelle analogiche da 4 mm supporto per GPS. Lo vedete, qua. Vi faccio vedere anche un'altra serie di stampa. Lo vedete, qua anche con un altro colore. Supporto classico. Supporto per GPS tipo BN 180. Ho scelto questo perché è il più piccolo in commercio. E, come rapporto qualità-prezzo e peso, appunto, è l'ideale per questa tipologia di drone supporto GoPro Naked con sistema di ammortizzazione per, per evitare il più possibile l'effetto yellow soprattutto se avete delle GoPro 7 rispetto alla 6 sono molto più sensibili a questo è importante per questo supporto stamparlo con, il giusto, con la giusta percentuale di riempimento che in questo caso io eh, ho fatto al 50% questo ci garantisce la giusta rigidità in base al peso della Naked GoPro, se andiamo a, mont se andiamo, scusate, a montarla sopra, il supporto non dovrà, non dovrà fluttuare in caso di movimenti, cioè non si dovrà afflosciare in caso di movimenti, ma dovrà rimanere con la giusta rigidità. Questo fa sì che, appunto, elimini l'effetto yellow, ma allo stesso tempo, quando ci sono dei movimenti rapidi. Non vada a muovere la campi del dovuto, quindi con il riempimento del 50%. Per tutte le altre stampe, invece, intanto ve lo dico, utilizzo abitualmente riempimenti che sono massi 30-35% massimo, in modo da alleggerire il più possibile le stampe del drone e allo stesso tempo renderle più morbide possibile per tutti gli impatti. A mio avviso, non ha senso fare delle stampe in TPU molto, molto piene. Che sono veramente anche dure quindi magari in caso di impatto non vanno altro che a farci del male e a rompere il telaio. Nel caso abbiate altre camere ho effettuato anche un supporto con l'attacco standard dove potete magari collegare la Insta 360 Go piuttosto che una GoPro anche iRo7 o iRo8 magari senza batteria. Insomma con questo supporto diciamo che si standardizza un po' il tutto come tutti gli altri da montare in questo modo e ve lo trovate così andiamo al supporto cam fpv ideale per camere di tipo micro come la polar nebula o la ratel ma potete andare a montare volendo anche camere mini essendo il supporto flessibile potete si può anche stringere di un paio di millimetri per le mini come vedete nel supporto è presente anche il fissaggio dell'antenna immortal t nel mio caso questo perché essendo un drone volto in primis al cinematic e eh, al cruising, volevo avere la massima efficienza e sicurezza, quindi il montaggio frontale garantisce, garantisce questo. Non meno importante avere l'antenna sul davanti, in caso di crash mi va comunque a proteggere ulteriormente la cam, che è più importante insomma dell'antenna stessa. Anche questo supporto è stato creato per eliminare l'effetto yellow di cui ad esempio la Polar che ho montato io, ma non solo è molto sensibile a proposito di questo guardate la differenza eh, in questo confronto sulla registrazione dei dvr di dji con il supporto standard rispetto a questo supporto che ho ideato il drone è il medesimo e pidato allo stesso modo il video è stato fatto sostanzialmente a un paio di ore di distanza uno dall'altro sembrano due droni diversi e sembra che uno dei due non sia stato pidato l'effetto Iello viene smorzato come vedete, qua da questa parte centrale rigida e anche per il fatto che la cam si appoggia letteralmente sopra. Come vedete, qua da ultimo, ma non meno importante, appoggiandola sopra andiamo ad avere la stessa inclinazione che abbiamo sulla cam HD, il che si traduce in una semplicità di regolazione e solidità del fissaggio. L'inclinazione è per ambedue di circa 12 gradi e mezzo. che ho pensato per avere una velocità di punta di circa 50-60 km/h. Poi, poi dopo dipende dall'elica e dal motore che si andrà a montare. Comunque questa è una velocità ideale per la maggior parte degli utilizzi che ne vogliamo fare. Le stampe le condivido nel mio profilo Tingiverse trovate anche le impostazioni di stampa. Vi lascio il link nella descrizione del video. Come montaggio il layout. Ripeto, molto semplice e effettuato con, con test, ci permette di effettuare un cablaggio molto pulito senza particolari accortezze. Come vedete, io ho semplicemente utilizzato questo nastro telato per bloccare i cavi dei motori. Ho utilizzato lo stesso nastro telato per il passaggio del cavo della XT30 per la batteria, il foro che MyFrame ha preparato qua serve appunto per quello e ci permette di tenere in modo pulito e fisso la connessione batteria strap lippo nel telaio nuovo avete appunto lo scasso qua e la montata centrale per quanto riguarda il cablaggio in base ai componenti che avete nulla da, da dire di particolare insomma se avete uno, uno stack all-in-one il cablaggio è ancora più semplice per quanto riguarda le connessioni Posteriori eh, di GPS, se lo monterete, ed antenna, anche in questo modo rimangono puliti. Il cavo del GPS passerà attraverso lo scasso che ho fatto per il supporto. Andrà nell'FC. Io l'ho fatto passare sopra e ho utilizzato anche in questo caso il nastro telato per proteggerlo un po'. Ho preso dentro anche tutti i cavi che escono dalla, dalla CADX unit per andare alla fc per quanto riguarda la ricevente tbs l'ho montata con una fascetta sopra i fly controller nel caso come il mio abbiate una gopro naked ad andare a alimentare io ho fatto passare il cavo di alimentazione attraverso questo foro in modo che mi rimanga più pulito e più fisso in questo caso dovrete andare a, sc a scollegare il connettore plastico facendo leva sulle alette con un, con un cutter bianche lo sfilate e poi rimontate. Altrimenti, se non volete complicarvi la vita, questo cavo ovviamente può passare in questo buco sul davanti e fare tutto il giro così. Passiamo ora ai componenti consigliati. Allora, come, come ho accennato prima, ass consiglio assolutamente una scheda all in one perché il nostro telaio nuovo. La sopporta in modo da semplificare il cablaggio e alleggerire, e alleggerire ulteriormente il drone. Nel caso abbiate in casa o come me volete montare uno stack 20x20, consiglio ad esempio il nuovo stack eh, SPDB o qualsiasi stack insomma, che trovate in offerta perché ultimamente i prezzi sono un po' lievitati, ma starei sempre con una CPU F7. Come VTX, se non avete un sistema digitale come me, quindi Cadix Polar, o Nebula Pro in versione mini o micro, consiglio di utilizzare VTX 20x20 in modo da mantenere il cablaggio pulito. Abbiamo a disposizione appunto lo stack posteriore. Per questo, ideale se avete un sistema TBS, consiglio la T9, che comprende sia la parte di VTX di potenza sia la ricevente TBS. Tra l'altro, la VTX ha una qualità e una potenza veramente notevoli e ci possiamo spingere dove vogliamo. Altrimenti, se non avete un sistema TBS, mi mente, ad esempio, la Rush Tank Mini, sempre 20x20. Camera analogica starei sempre sull'ottima Ratel, che ha una qualità abbastanza alta, leggera e si trova a buon prezzo. Motori eliche sicuramente il tassello più importante per raggiungere le prestazioni ottimali con questo 3 pollici. Motori starei come taglie sulla taglia 13, 14 o 15. Il più leggero possibile con KV che vanno da 3008 come nel caso dei miei. Io ho utilizzato questi 1404 della T-Motor. Sono i più leggeri 1404 sul mercato a dispetto della leggerezza e della dimensione perché comunque sono abbastanza bassi. Hanno una potenza veramente paurosa. In questo caso, però, non li vi consiglio perché ultimamente il costo è veramente lievitato. e Per i motori che sono, secondo me si può prendere motori quasi equivalenti ad un prezzo molto migliore. Eh, se utilizzate il drone, in primis per medium range e cruising, appunto, state sui 3.800 kV e potete arrivare fino a 5.000 kV. Nel caso lo vogliate un po' più performante, a discapito ovviamente dell'efficienza. Passiamo alle eliche. Ho fatto vari test, ma le prestazioni migliori le ho raggiunte con le due pale, soprattutto con le 3018 che vediamo qui della Kuporop e le 3025 della Janfman. Nel caso in cui non montiamo le due pale. Altre prestazioni interessanti le ho avute con le, le, il tripale 3018, sempre della Cupoprop, che vediamo qua montate. La durata di volo in questo caso è leggermente mi minore, ma abbiamo più spinta a basso gas, ma come vibrazioni e come feeling del drone mi è piaciuto sinceramente meno. La durata del volo in condizioni miste, quindi facendo un po' di cruising, anche qualche trick. Eh, con i 3008 e le bipala 3018 è di 7 minuti e mezzo circa con le 3025 è di 7 minuti e ricordo che abbiamo circa 50 km orari eh, di, a disposizione di velocità e 7 minuti barra 7 minuti e 30 a 50 km all'ora diciamo che ci fa raggiungere uno degli scopi che mi ero prefissato cioè effettuare del medium range tranquillo Ah, una cosa che guardiamo, è importantissima, che mi dimenticavo, il peso della versione definitiva. Nel mio caso, quindi abbiamo, ripeto, uno stack doppio, abbiamo il telaio con montato tutto quello che si può montare su questo drone, quindi non può altro che con uno stack all l'in-one e con magari meno roba montata se non avete la necessità, eh, diventare più leggero. Quindi come peso totale abbiamo 167 grammi, mettiamo anche le due protezioni che avevo tirato via, 170 grammi precisi. Con una lipo da 650 mA rimaniamo esattamente a 250 grammi. Mi ero dimenticato anche la naked, andiamo a 197 grammi. L'ipo da 650 mA della tattoo sono circa 70 grammi, quindi siamo intorno ai 250-270, ma ripeto, eh, qua abbiamo, ho montato veramente tutto e eh, lo stack non è dei più leggeri perché abbiamo anche un esk abbastanza impegnativo, quindi con le 650 mA riusciamo a stare sotto i famosi 250 grammi che mi ero prefissato. Nel caso in cui proprio vogliamo stare super dalla parte dei bottoni. Possiamo tirare via tutte le piastre, possiamo anche magari ottimizzare, montando le bipala che sono qualche grammo più leggero e riusciamo a stare tranquillamente sotto i 250 grammi. Le prestazioni che abbiamo raggiunto una volta piddato bene, vi lascio a proposito il mio tuning Beta Flight alla fine di questo video sono molto elevate. Il drone soprattutto risulta paurosamente stabile, il che si traduce in una piacevolezza di guida elevata. E per quanto riguarda il lato video cinematic, e, e guardate a proposito come esce il video non stabilizzato dalla GoPro: veramente fermissimo. Eh, si traduce in, un, in una qualità appunto finale molto elevata perché con una stabilizzazione in post-produzione ad esempio con riastedi minima e quindi molto meno fastidiosa il brutto dei riastedi è quell'effetto che dà avremo dei video finali fantastici fatti da, appunto, da un piccolino tuttofare cosa che avremmo invece con droni molto più grossi e volti soprattutto al cinematic vi lascio al video finale così vedete in soldoni di cosa sto parlando e vi ringrazio. Ringrazio soprattutto anche MyFrame per la disponibilità e per avermelo fornito in anteprima da testare. Ciao.